Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato, sì, è arrivato l'aggiornamento 1.6, anzi direi l'attesissimo aggiornamento 1.6 per Automobilista 2. Questo aggiornamento che era davvero tanto tanto atteso, da mesi era stato appunto annunciato da Razer, sì, perché questo aggiornamento è talmente importante che va a fare quasi una versione 2 di questo Automobilista 2. Quindi un aggiornamento che, per capirci, è da 15 giga e da questo si può capire davvero quanto è corposo questo aggiornamento. E in più, oltre a questo aggiornamento che aggiunge tante novità di cui parleremo tra poco, va ad aggiungere anche dei nuovi DLC, ovviamente a pagamento, perché come sapete ormai tutti i giochi di auto vivono sui DLC che vengono creati appunto dopo l'uscita del gioco. Infatti il gioco di partenza costa circa 18 euro in questo momento, e poi ovviamente i DLC che uno va a acquistare, che può scegliere anche perché non è obbligato a comprarli tutti, fa rientrare delle spese le software house produttrici di questi giochi di simulazione di guida. Quindi abbiamo questi nuovi DLC che vanno ad aggiungere nuove auto, soprattutto nei campionati, quelli che in questo momento sono i più acclamati e più desiderati dal pubblico. Quindi ragazzi, davvero un super super aggiornamento. In questa versione appunto, che è scaricabile già da ora come aggiornamento su Steam, ovviamente è gratuito l'aggiornamento alla versione 1.6, siamo già alla 1.6.3. perché ovviamente siamo solo all'inizio, quindi arriveranno tante 1.6 punto punto punto, perché comunque essendo comunque un aggiornamento corposo e molto innovativo per questo gioco, ci saranno sicuramente molti aggiornamenti frequenti, soprattutto nel primo periodo. Ma detto tutto questo, adesso è arrivato il momento di vedere cosa è cambiato in questo nuovo Automobilista 2. Io lo definirei nuovo perché davvero l'aggiornamento l'ha reso quasi un gioco nuovo. Allora, le prime cose che sono cambiate sono i menu, quindi un menu diverso. Peccato che anche in questa versione 1.6 non ci sia la lingua italiana, era stata dichiarata all'inizio, quindi probabilmente magari con i prossimi aggiornamenti verrà introdotta, lo spero, perché è un peccato che non ci sia la lingua italiana, non che non ci si possa arrangiare con il menu in inglese, però avere la lingua italiana per noi italiani è sicuramente un qualcosa in più. E visto che era stata dichiarata comunque da Razer all'inizio dell'aggiornamento 1.6, quando era stato presentato o annunciato, diciamo così, magari adesso prossimamente con i prossimi aggiornamenti magari verrà introdotta, speriamo. Quindi abbiamo un nuovo menu, come vedete, molto, diciamo, più accattivante rispetto a quello precedente, che secondo me era un pochino obsoleto dal punto di vista appunto di quello che era il menu. Non è che si sia stravolto, però adesso secondo me è un pochino più intuitivo, con nuovi colori che lo rendono un pochino più moderno. A me piace, devo dire. E poi sono state introdotte ovviamente una nuova fisica per quanto riguarda la guida delle auto, il comportamento delle auto, che ovviamente è aggiornato, andando a correggere quello che erano i difetti e soprattutto quello che i giocatori di Automobilista 2 hanno richiesto a Razer di andare a migliorare o modificare. Abbiamo nuovi suoni per quanto riguarda i motori, le gomme, come tutti i rumori appunto che ci sono all'interno delle auto da corsa. Dopodiché abbiamo una nuova intelligenza artificiale per quanto riguarda gli avversari, quindi anche questa è stata migliorata. Poi è stato ottimizzato il multiplayer per renderlo appunto un gioco anche questo più adatto al 2024 per quanto riguarda il multiplayer, perché al giorno d'oggi i giochi di simulazione di guida, ragazzi, vivono molto di multiplayer, perché sì, il gioco in single player è divertente, ma il multiplayer è tutta un'altra storia. Quindi queste sono, diciamo, le chicche principali per quanto riguarda appunto quello che sono le novità di questo Automobilista 2 versione 1.6. Poi è stata introdotta anche un aspetto grafico migliore per quanto riguarda la pioggia, con gli effetti dove la pioggia si asciuga per quanto riguarda le traiettorie. Abbiamo un'usura delle gomme davvero super, abbiamo un'usura delle gomme più realistico. Cioè davvero davvero, secondo me, da provare questo nuovo aggiornamento, anche perché tanto l'aggiornamento comunque è gratuito. All'interno di questo aggiornamento abbiamo delle auto già incluse appunto nell'aggiornamento, quindi che non si vanno a pagare con un DLC. E le auto sono, prendo il foglio perché la mia memoria ovviamente fa molto cilecca, abbiamo comprese già nell'aggiornamento Audi 4 classe gruppo A, Audi LMS GTE 3 alla classe GT3 generazione 1, Audi LMD R8 GT4 alla classe GT4,
E poi abbiamo l'Alizé JS P320 alla classe P1 generazione 2. Poi abbiamo la Corvette Z06 aggiornata con pacchetto prestazione di aggiornamento Z07. Questo è quello che c'è già all'interno dell'aggiornamento, quindi non va pagato. Mentre i DLC a pagamento che sono stati aggiunti per dare appunto anche una svolta per quanto riguarda i campionati che si possono fare con questa versione 1.6 di Automobilista 2, che lo rende secondo me un gioco che va vicino ad Assetto Corsa Competizione e vicino a Le Mans Ultimate, quindi si frappone secondo me a metà appunto anche per questi campionati che potremmo fare adesso. Si va a porre secondo me a metà fra questi due giochi di simulazione che io ritengo i migliori che ci sono attualmente. Poi c'è Assetto Corsa 1, che è tanta roba per quanto riguarda le mod e rimane comunque un gioco tuttora validissimo. Però questo Automobilista 2 con questo nuovissimo aggiornamento si va a mettere lì vicino a Assetto Corsa Competizione e Le Mans Ultimate. Allora, i DLC invece a pagamento, che però sono gratuiti solo in questo weekend in cui è stato lanciato l'aggiornamento, quindi in questo weekend in cui è stato lanciato l'aggiornamento, anche i DLC che sono a pagamento li avrete gratuitamente all'interno del gioco, quindi potrete provare tutte le nuove auto che poi ovviamente saranno a pagamento già da lunedì praticamente. Quindi abbiamo l'Endurance Pack 2 DLC, aggiunta l'Alpine A424 LMDH, quindi una nuova hypercar, andiamo ad aggiungere un nuovo marchio all'interno delle LMDH che avevamo già disponibili fino ad adesso. Poi aggiunta la Alizé JS P217 alla classe LMP2 generazione 1 e generazione 2, aggiunto Oreca 07 alla classe LMP2 generazione 1 e generazione 2, aggiunto Audi LMS GT3 Evo 2 alla classe GT3 generazione 2, aggiunto la Corvette Z06 GT3 R alla classe GT3 generazione 2. Quindi capite che in questo pacchetto abbiamo queste nuove auto che fanno parte appunto del campionato WEC o del campionato IMSA per quanto riguarda le corse Endurance. Quindi ragazzi, adesso abbiamo veramente una griglia di partenza corposa per quanto riguarda queste nuove competizioni che possiamo fare con Automobilista 2. Per questo che vi dicevo che si va a mettere vicino a Assetto Corsa Competizione e a Le Mans Ultimate, appunto perché riesce ad avere praticamente le stesse auto o quasi tutte le stesse auto. Dopodiché abbiamo un altro DLC che si chiama DLC Lamborghini Dream Pack, dove abbiamo la Lamborghini Huracan Evo 2 aggiunta alla classe GT3 generazione 2, quindi un'altra nuova auto appunto che corre nel campionato WEC, dove abbiamo il team Iron Lynx, il team Iron Dames, quello di, composto da solo donne, con la Lamborghini Fucsia per intenderci, aggiunta la Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2 alla classe Super Trofeo, dopodiché aggiunta la Lamborghini Veneno Roadster alla classe Hypercars e aggiunta la Lamborghini SC63 alla classe LMDH, quindi un'altra Hypercars che corre nel campionato WEC e nel campionato IMSA. Quindi capite che la griglia di partenza si sta veramente completando. E poi abbiamo un altro pacchetto, questo però per quanto riguarda i circuiti, dove sono stati diciamo inseriti in questo DLC i circuiti che vengono utilizzati nel campionato Endurance IMSA. Quindi è stato aggiunto il circuito Canadian Day Motorsport Park, aggiunto Michelin Raceway Road Atlanta e aggiunto Sebring International Raceway, quindi questi tre circuiti aggiunti in questo pacchetto IMSA. Sì, perché appunto queste auto Endurance, oltre a correre nel campionato WEC, sono auto che corrono anche nel campionato IMSA, perché comunque il regolamento è davvero molto simile fra questi due campionati appunto nella realtà intendo. Quindi ragazzi, avete capito che questo nuovo Automobilista 2 è tanta tanta roba. Ma vedendo tutto questo, a questo punto direi di provarlo e di vedere ragazzi com'è dal punto di vista grafico, com'è dal punto di vista dell'utilizzo, soprattutto proviamo magari queste nuove auto. Proviamo magari questa, la Lamborghini SC63 che corre nel campionato Hypercar, nel campionato WEC e IMSA, e ragazzi secondo me è una super super macchina da provare all'interno di questo gioco, perché adesso possiamo veramente fare dei campionati con queste auto. E in più, con questo nuovo aggiornamento, mi stavo dimenticando, c'è la possibilità di creare una griglia fino a 48 auto. Sì ragazzi, 48 auto, quindi se volessimo ricreare una sorta di 24 ore di Le Mans, potremmo arrivare fino a 48 auto sulla griglia di partenza. E questo è tanta roba, perché abbiamo le Hypercar, le LMP2 e le GT3, quindi ragazzi,
spettacolo, quindi ricreiamo veramente con una griglia così corposa per quanto riguarda il numero di partecipanti, possiamo ricreare davvero le 24 ore di Le Mans, è davvero fantastico. Quindi detto questo, adesso guardiamo un secondo le auto. Vedete, nelle hypercar abbiamo l'Alpine, abbiamo, che è ovviamente nel pacchetto DLC questo, poi abbiamo la BMW che era già disponibile prima, abbiamo la Cadillac che era già disponibile anche prima, abbiamo adesso la Lamborghini STC63 con il pacchetto Lamborghini e abbiamo la Porsche, ovviamente tutte con le varie livree, anche se non ci sono tutte le livree disponibili, perché comunque per quanto riguarda la Porsche, quella ufficiale Penske è questa, ma ci sono altri due team che usano Porsche, mentre per quanto riguarda BMW abbiamo le livree ufficiali, mentre per quanto riguarda Alpine abbiamo ovviamente le livree ufficiali. Qua all'interno di questo hypercar manca solo, ragazzi, Ferrari e Peugeot. E poi abbiamo tutta la griglia completa, anche perché Lisotta Fraschini si è ritirata prima di finire il campionato che appunto si è appena concluso, mancavano forse due gare alla fine, si è ritirato, e quindi in questa griglia di partenza manca solo la Ferrari, la 499P e la Peugeot. Magari poi ci arriveremo, però per la Ferrari la vedo dura, perché comunque vedo che il marchio Ferrari all'interno di Automobilista 2 attualmente è latitante. Poi, come abbiamo detto, abbiamo le LMP2 di generazione 2, vedete, aggiunta la AG e l'Oreca, quindi possiamo creare, ragazzi, guardate, con tutte le livree ufficiali, quindi possiamo creare appunto una griglia di partenza con le LMP2. E poi abbiamo, come abbiamo detto, le Lamborghini. Per quanto riguarda le GT3 generazione 2, quindi ragazzi guardate, abbiamo l'Audi, abbiamo la BMW M4 dove corre anche Valentino Rossi con le varie livree, dopodiché abbiamo la Corvette che corre nel campionato IMSA ma anche nel campionato WEC, poi abbiamo la Lamborghini, quella Evo 2 che vi dicevo che è nel pacchetto Lamborghini come DLC, vedete abbiamo tutte le livree, abbiamo il team Iron Lynx e il team Iron Dames, che io in cui vado matto, perché ragazzi queste donne che pilotano quest'auto sono davvero davvero fantastiche. Dopodiché abbiamo la McLaren, anche qua con le livree ufficiali, poi abbiamo la Mercedes e abbiamo la Porsche. Come vedete manca la Ferrari anche in questo campionato GT3. Qua per completare il pacchetto auto manca la Ferrari, la Lexus e manca la Aston Martin. Poi probabilmente il pacchetto qua è completo. Quindi ragazzi, dopo avervi fatto questo intro in cui però andava fatto per spiegarvi realmente cosa è cambiato, adesso proviamo la Lamborghini SC63 sul circuito di Spa, dove ha corso realmente nel campionato WEC quest'anno, credo che si sia svolto tipo a maggio, quindi le auto che partecipavano in questa gara del WEC erano le GT3 e le Hypercar, quindi vedete che io ho già inserito le GT3 qua e le MDH, sì, perché possiamo andare a decidere noi quali categorie vogliamo che corrano insieme nella stessa gara, quindi ragazzi, una volta fatto questo direi a questo punto di tornare fuori e di mettere il numero di partecipanti concorrenti. Come vi ho detto, si può arrivare a 48, ma nella gara del WEC a Spa erano 37, quindi io ho inserito 37 per ricreare appunto quello che era il numero di partecipanti nella gara del WEC. Una volta detto questo, io farei uno start e vediamo, ragazzi, questa Lamborghini SC63 sul circuito di Spa. Quindi ragazzi, vedete, guardate che griglia di partenza che vi ho picchiato lì, spettacolo, guardate che spettacolo. Ovviamente ci sono le Mercedes e le Audi che non sono nel campionato WEC. Mercedes arriverà probabilmente l'anno prossimo, ma quest'anno nel WEC non c'era, c'era nel campionato GT3 Fanatec ma non nel WEC. Quindi andiamo a fare drive, ecco, vedete che l'auto è uscita da me, perché comunque i box, come nella realtà, non sono sufficienti per coprire tutti i partecipanti, quindi alcuni boss vengono condivisi e dai team magari minori rispetto ai team quelli diciamo più importanti, quindi l'auto che era nel mio box è uscita da me. Ecco, questa è una cosa che io eviterei dal punto di vista estetico, perché quando siamo fermi e ce l'abbiamo sovrapposte fa veramente cagare. Questa è una cosa che probabilmente spero che Reza vada a sistemare, perché non mi piace, piuttosto fammene vedere una ma l'altra sovrapposta dentro anche no. Quindi ragazzi, qua abbiamo la nostra Lamborghini, inseriamo il limitatore, prima marcia e andiamo. Ecco che esce una BMW che non si ferma. Oh, e che cazzo! Anzi, che cazzo è una BMW, era una Mercedes.
sbagliato a parlare. Comunque sta di fatto che non si è fermata minimamente, direi. Mi ha ignorato come se manco ci fossi, alla faccia dell'intelligenza artificiale. E adesso andiamo giù a tutto gas. Ovviamente dobbiamo scaldare le gomme, mettiamo un po' di traction control. Abbiamo le gomme molto fredde, le vediamo dallo schemino in basso a sinistra. E ragazzi, guardate che bella la Lamborghini, adesso ve la faccio vedere con altre inquadrature. Questa è spettacolare, soprattutto nel replay questa inquadratura è spettacolare, perché è molto simile a quella reale. Mi stanno arrivando da dietro un sacco di auto, dai passa che sto facendo vedere qua, è dal casco ragazzi, spettacolo ovviamente, dal muso, dall'esterno, senza l'auto, sempre dal muso in un'altra inquadratura, e torniamo all'interno, cioè spettacolo ragazzi, spettacolo. Anche quella dal casco mi piace comunque di Automobilista 2. Adesso sto andando pianissimo perché sto parlando e sto scaldando le gomme, poi magari spingiamo un attimo per vedere com'è questa Lamborghini SC63, che comunque abbiamo 37 partecipanti in una pista che dovrebbe essere circa di 7 km se non ricordo male, e sono tanti, 37 partecipanti in 7 km sono tantissimi, soprattutto poi di auto con prestazioni diverse. Queste GT3 vanno molto meno della mia Lamborghini, infatti vedete cosa sta combinando quella hypercar. Si è imbegolata in mezzo, ma dai, ma non è vero, ma cosa sta facendo? Sì, qua l'intelligenza artificiale secondo me è un po' a massa, perché dai, ma perché non le sorpassa? Cosa le sta facendo? Non lo so, io mi butto dentro qua. Oh signore, dai però, ma non capisco, ma è sempre quello del Mercedes che rompe i coglioni. Dai, ma c'è una cacchio di hypercar, cioè ci hai messo 30 minuti a sorpassare una cavoli di Mercedes delle GT3. Oh signore, però vabbè, concentriamoci sulla nostra Lamborghini ragazzi, guardate che spettacolo. È uno spettacolo. E questa è la Lamborghini ragazzi SC63, bellissima. Le gomme non sono ancora calde, stanno ancora salendo di temperatura, siamo a 58 con quelle anteriori, 61 le posteriori, stanno salendo ancora di temperatura, ci vogliono due giri, mi sa che c'è la temperatura bassa qua a Spa. E adesso però volevo farvela vedere in condizioni di pioggia, che come vi ho detto una delle novità, oltre alla fisica, il comportamento delle gomme, l'usura delle gomme, tutte queste cose che ovviamente sono spettacolari, la cosa che volevo farvi vedere assolutamente è la pioggia e la scia della pioggia e come la traiettoria si asciuga e ha un colore diverso rispetto al resto della pista, i riflessi dell'acqua, l'acqua sul lunotto anteriore col tergi che va, che è fatto davvero davvero molto molto bene. Quindi direi di uscire, quindi andiamo a modificare il meteo, mettiamo pioggia. Queste sono tutte le possibilità di meteo disponibili, guardate che spettacolo, quante ce ne abbiamo. Poi qua abbiamo comunque l'anteprima che ci fa vedere, guardate la pioggia, che realismo pazzesco, comunque ci fa vedere veramente tutto quello che è. Anzi, selezioniamo questo, pioggia contemporanea quasi quasi, no dai, facciamo solo pioggia, non esageriamo, però guardate che spettacolo. O qua random che fa lui quello che c'ha voglia, quindi ok, facciamo partire. In automatico ci metterà le gomme da bagnato, perché comunque essendo una gara che parte già bagnata, le gomme da bagnato ce le metterà lui in automatico. Perfetto, siamo nella nostra griglia super completa con 37 partecipanti e andiamo a fare drive. Ecco, vedete, questa è quella cosa che vi dicevo prima, abbiamo un'auto sovrapposta a noi, vedete c'è una Porsche che è sovrapposta a noi. Questa cosa fa veramente cagare, ma perché l'hai fatto Reza? Ma non così, fammela più trasparente. Ma così sembra che io sto guidando la Porsche, vedete che adesso è uscita da me. Porca puttana. Adesso speriamo che con un aggiornamento lo risolvano sta cosa. Ma se volete far capire che si sta condividendo un box, fatela un po' trasparente sta cazzo di auto, però non che mi copre la mia. Cioè, io proprio la mia non la vedevo. Ragazzi, guardate le gomme da bagnato, che spettacolo. Ok, limitatore. Prima dentro e usciamo. Eccola, ancora quella della Mercedes. Oh, e ce l'ha con me. Tutte le volte che esco io esce lui.
Vedete che inizia a piovere, a bagnarsi, guardate che bella la pioggia. Adesso vedrete il circuito, che spettacolo quando lo si vede tutto bagnato. Davvero, davvero tanta roba. Anche da pilotare ovviamente la macchina è tutta un'altra cosa rispetto all'asciutto, soprattutto con questa hypercar che ha tantissima potenza. Guardate, vedete la scia, guardate la scia. Quello che è la traiettoria, scusate, non la scia, la traiettoria che cambia colore rispetto a quello che è diciamo la parte di circuito dove non c'è passaggio di auto. E poi guardate l'acqua tirata su da quelli davanti a me, che spettacolo, eh. Oh mamma, mamma mia, stavo dimenticando che lui frena molto prima di me perché ovviamente è una GT3, abbiamo le gomme freddissime, a 30 gradi praticamente. Guardate che spettacolo, guardate le pozzanghere lucide dove non passano le auto. Abbiamo davanti a noi una Cadillac, avrà le gomme freddissime anche lei come me, no, io vado perché non frega. Guardate che bello l'effetto. Adesso cambio anche telecamera, la faccio vedere dall'esterno se riesco, senza che sono bagnato, è davvero molto molto complicato guidare. Allora, guardate che bella l'acqua anche sull'auto, veramente veramente uno spettacolo, eh. Guardate che bella anche sul vetro, è davvero tanta roba, eh. La Cadillac che è ripassata, ma va benissimo. Ah, ma cavolo, ho sbagliato l'inquadratura, sono con quella col casco. Infatti ho detto, ma la vedo un po' diversa. Ok, torniamo all'inquadratura interna, che se quella col casco secondo me ha il suo perché in Turbolista 2. Adesso spingiamo un po'. Questa parte del circuito è piaciuta, piove meno, guardate che spettacolo rispetto alla parte iniziale dove pioveva di più. Infatti la pista di qua è molto meno bagnata, perché in realtà a Spa poi è così, eh. C'è una parte di pista che magari è più bagnata, meno bagnata. Ecco che abbiamo l'altra Lambo dietro di noi, abbiamo il mio compagno di squadra dietro, aspettate che lo faccio passare. Guardate ragazzi, due Lambo insieme. Oh no, mamma mia, qua come acceleri un po' troppo, e anche col controllo di trazione che in teoria è al massimo. Ma guardate la traiettoria qua, avete visto la traiettoria? Adesso la guardavo io la traiettoria e non ho fatto la curva, ma è uno spettacolo, eh. Che ammucchiata qua che c'è, sono tutte qua, sono tutte qua. C'è anche Valentino Rossi davanti a noi. Beh, perfetto ragazzi, questa era la Lamborghini SC63. Adesso usciamo e volevo farvi vedere la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 con la livrea Iron Dames. Andiamo a fare start. Perfetto, vedete la nostra super griglia piena di partecipanti, 37. Andiamo a fare start e usciamo con la nostra Lambo. Ed ecco qua che alla fine entriamo sempre uno nell'altro. Non ho messo il limitatore, vado a metterlo subito. Perfetto. Siamo vicini alla Porsche GT3. Mettiamo un po' di traction perché comunque abbiamo le gomme molto fredde. E ragazzi, passare dalla Hypercar alla GT3 sembra di essere fermi. Ecco che ne arriva subito uno che manco avevo visto. Stavo parlando di lei, ma pure toccato, grazie. È spinto fuori. Quindi vedete qua le Hypercar viaggiano adesso. Di cui una mi ha anche toccato. Ovviamente arrivava a tuono, sono uscito io dei box senza guardare in realtà. Ecco, non capisco questa cosa che ci mettono 10 anni a sorpassare una GT3. Non so se perché hanno le gomme fredde, ma non piano, non lo so. Non so cos'è che adesso qua sono abituato a prima, qua è tutto diverso, con la Lambo Huracan GT3 Evo 2 che andiamo a guardare dall'esterno del team Iron Dames. Guardate ragazzi che spettacolo il team Iron Dames, solo donne. Sono tre donne che guidano questa Lambo e se la giocano sempre. Secondo me l'unico difetto che hanno, sono sfortunatissimi, mi succede sempre qualcosa, quindi raccolgono molto meno di quello che in realtà dimostrano in pista.
ma sono veramente un team fantastico. E piace un sacco usare questa lampo colorata Iron Dance. Comunque questa è la lampo, a me piace. Io che ragazzi utilizzo Assetto Corsa Competizione e Le Mans Ultimate, anche se sulle Mans Ultimate attualmente non c'è la lampo, dovrebbe arrivare con il prossimo aggiornamento, o meglio col prossimo DLC che esce a dicembre. Devo dire che dal punto di vista del comportamento del gioco, ragazzi, si va proprio a mettere in mezzo, secondo me, questo Automobilista 2 con questo aggiornamento, cioè si va a mettere a metà fra Assetto Corsa Competizione e Le Mans Ultimate, una cosa via di mezzo. Le Mans Ultimate secondo me è più difficile da utilizzare, anche se è spettacolare, forse è più realistico, ma sicuramente è il più difficile da utilizzare. E qua siamo secondo me una via di mezzo con Assetto Corsa Competizione e Le Mans Ultimate. Adesso ragazzi finiamo questo giro, poi spegniamo. Adesso sono andato a fare la curva, abbiamo le gomme ancora fredde, non sono ancora entrate totalmente in temperatura, ultima staccata. Che comunque la gestione delle gomme, l'usura delle gomme è totalmente cambiato rispetto a prima, è una di quelle novità introdotte appunto con questa versione 1.6. Quindi detto questo, a questo punto però direi di uscire da quello che è il nostro aggiornamento, far partire magari il replay di quello che abbiamo visto fino adesso per quanto riguarda l'ultimo giro con la Lambo Iron Games e tirare le conclusioni. Allora ragazzi, questo è il nuovo aggiornamento per quanto riguarda Automobilista 2, sicuramente un simulatore che ha tanti punti a favore. Con questo aggiornamento dovrebbe aver risolto quelli che erano a sfavore, compreso il multiplayer, se questo video non l'abbiamo provato. E ragazzi, l'introduzione di queste nuove auto, che sono quelle che attualmente attirano il pubblico sia come spettatore nella realtà, perché come sapete adesso sono sempre di più i marchi che entrano nel WEC del campionato Endless, entrerà la Mercedes, entrerà Hyundai nelle Hypercar, entrerà l'Aston Martin nel Hypercar, ma parliamo praticamente di tutti i marchi di costruttori che stanno arrivando nel campionato, perché quindi anche questo che i simulatori di guida spingono con queste auto, adesso sono quelle che piacciono alla gente, che piacciono. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato le mie opinioni e la presentazione di questo attesissimo aggiornamento versione 1.6 di Automobilista 2, vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, spoiler e reel riguardanti la simulazione e non solo. Vi invito a seguirmi anche sul mio canale Telegram Offerte e sul mio canale Telegram Usate Poco Donne del Mezzo, dove canto che ritengo che recensisco e che rivendo a prezzi davvero super super scontati. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi alcun video, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa Automobilista 2 aggiornato alla versione 1.6. Ciao! Al prossimo video!